Monini, la domanda che faccio è questa: il Movimento San Marinese in questi anni sta cercando un po' anche di crescere chiaramente nelle misure, nel modo in cui il Movimento San Marinese può crescere, vedendo anche questa partita con la Moldova, lei come vede questo Movimento San Marinese nella sua pienezza? Questa sera è andata abbastanza bene, però noi stiamo pensando e ragionando, cercando di puntare molto nel settore giovanile, quello che abbiamo tanti ragazzi, siamo in 30.000 e dobbiamo cercare quei pochi giocatori che abbiamo di migliorare la qualità, cercando di seguirli a 360 gradi, non soltanto sul campo da calcio. C'è Nanni che stasera appunto ha giocato titolare, che in qualche maniera rappresenta un po' qual è il futuro della nazionale sanmarinese. Oltre a lui ci sono altri calciatori della nazionale che vorrebbe in qualche maniera presentare o... No, noi adesso stiamo cercando di puntare molto sui giovani, cerchiamo di valorizzare i giovani e fargli fare esperienza. È logico che magari ci sarà un momento che i risultati non verranno e saremo in difficoltà, però sappiamo che è un discorso a lungo termine, che vogliamo far crescere il prima possibile questi ragazzi. Diciamo stasera è esordito un ragazzo di 18 anni e per noi è tanta roba, perché prima di tutto perché è un ottimo giocatore, già sta giocando in una società importante e penso che sia giusto che faccia questa esperienza. Mi chiedo, la nazionale Gibilterra in questo periodo è riuscita a ottenere risultati clamorosi, anche stasera Andorra è venuta con pareggio con la Georgia. Quando è che San Marino secondo lei potrà riuscire a ottenere dei risultati di questa caratura? Guarda, loro ci sono tanti giocatori che giocano non a Gibilterra, giocano fuori, quello che dobbiamo fare anche noi, però dobbiamo creare e fare giocatori di qualità perché poi possono andare a giocare fuori. Questo che stiamo cercando di puntare, di partire dal settore giovanile di base, cercando di fare giocatori di qualità che poi dopo noi arriviamo fino a un certo punto e poi gli facciamo fare delle esperienze fuori. Lei ha visto tutto il circuito, diciamo, della nazionale San Marino dagli albori fino ad oggi. Se dovesse dire qual è stata la miglior nazionale di questi 20-25 anni, quale definirebbe? La sua preferita fondamentalmente? La prossima, quella che verrà, perché è sempre un calcio dilettantistico, non potremo mai pensare di ragionare in grande, dobbiamo pensare sempre di ragionare nel nostro piccolo, però nel nostro piccolo dobbiamo dare il massimo. Ultima domanda, Nations League, questa competizione nuova che comunque diciamo a misura anche la nazionale di San Marino, lei vede bene questa nuova competizione della UEFA? Bellissima, bellissima, perché è veramente una bella manifestazione, ci sono delle partite molto equilibrate. E noi cerchiamo di fare del nostro meglio, però abbiamo ancora tanta strada davanti e questa è un'opportunità, fare esperienza con le squadre un po' più alla nostra portata. Non dimentichiamo che Bielorussia, tutte queste squadre qua possono andare a pescare su 10 milioni di abitanti, noi siamo 30.000.